Non ha battito cardiaco, non sta respirando. Come può non essere morto? Il corpo rallenta quando si raffredda, ma non si ferma totalmente. Stiamo scaldando il sangue fuori dal corpo per poi rimetterlo dentro. Con il calore il cuore dovrebbe riattivarsi naturalmente. Poi con le scariche gli daremo il ritmo. E se non si riattiva? Non possiamo fare niente. È possibile che sapesse quello che faceva? Come se una parte di lui capisse quanto fa soffrire la moglie e così ha tentato di... Uccidersi? Io lo farei fossi in lui. Almeno vorrei farlo. Io intendevo scappare. Tu pensi che dovresti ucciderti se diventassi un peso per le persone che ti amano? Se davvero volessi loro bene, direi di sì. Veramente triste. Beh, non è così semplice. Io penso di avere più fiducia di te nelle persone, se permetti, Chase. C'è attività cerebrale. La temperatura è quasi 34, il cuore dovrebbe riprendere. Mio padre mi ha lasciato da solo a curare mia madre alcolista e a crescere mia sorella. Ero adolescente. Ho passato metà del tempo a cambiare pannolini e metà a pulire il vomito di mia madre. Ma per entrambe deve essere stato importante che tu sia rimasto. Mia madre è morta dopo qualche anno. È stato molto doloroso, ma a quel punto la odiavo. Mia sorella è finita a buttare mezza vita nell'alcol e a odiarmi per non averla aiutata. Dopo mia madre non mi restava niente. Sarebbe stato meglio se la mamma avesse usato la pistola anziché la bottiglia? Sì. Io non lo sapevo. Per questo te l'ho detto. Fibrillazione ventricolare. 300 mg di amiodarone. Attenta, una volta dato il ritmo, un movimento casuale può rimandarlo in fibrillazione. Libera. C'è ancora parecchio da fare. Il freddo può essere una protezione per il cervello, ma c'è la possibilità di un danno. Dobbiamo anche confermare e curare ancora la sua malattia.